Buongiorno a tutti ragazzi, qui è notte fonda mentre registro questo video, per voi invece è mattina presto e quindi mi auguro che abbiate riposato bene e che siate pronti per iniziare questa nuova giornata. Quando l'altro giorno ho pubblicato il pagellone del girone d'andata della Serie A della Juventus, e apro e chiudo una piccola parentesi così al volo, e vi ringrazio per i numeri che ho ottenuto, perché sto vedendo che è sempre più visualizzato, sempre più commentato, sempre più mi piace, e questa cosa mi fa molto piacere. Continuate così, perché dobbiamo arrivare a 250.000 follower in questa annata che ci porta al decimo anno di canale YouTube. Traguardi veramente meravigliosi e voglio raggiungerne tanti altri, sempre insieme a voi. Vi ringrazio. Dicevo, l'altro giorno nel pagellone mancava un elemento. Non si è parlato di tutti i componenti della Juventus 2023-2024, perché ovviamente la tier list comprendeva soltanto i calciatori, non era compresa la figura di Allegri. E quindi cerchiamo di fare un punto della situazione su Massimiliano Allegri, perché avevo alcune idee da parte e credo che sia giunto il momento di condividerle insieme a voi. Intanto, il voto, la valutazione per Allegri è alta, se non altissima, perché in questa nuova stagione con la Juventus sta cercando di sistemare tutto quello che non era invece andato bene, che non era funzionato nelle prime due stagioni dell'Allegri bis. Diciamo che proprio nella giornata o comunque il giorno dopo l'esonero di Mourinho con la Roma possiamo osservare una netta differenza di rendimento in questa terza stagione di progetto tecnico. Anche Simone Inzaghi è al terzo anno di progetto tecnico, ci sono tanti allenatori in questa Serie A, mi viene in mente anche Sarri alla Lazio che sono al terzo anno di progetto tecnico. Solitamente 3 anni, quattro esagerando, sono una sorta di linea guida generale per quanto riguarda il calcio in Italia. È difficile vedere dei progetti che continuano anche oltre il terzo e il quarto anno. Poi, ovviamente, può accadere, basti pensare a quello che ha fatto Pioli con il Milan, con uno scudetto vinto, anche se il ciclo di Pioli sembra destinato a finire in questa stagione, al termine di questa stagione. Basti guardare quello che ha fatto Gasperini con l'Atalanta, che è tantissimi anni che Gasperini allena a Bergamo e si sono tolti delle belle soddisfazioni. Basti pensare al primo ciclo di Allegri, quello durato ben 5 anni. Insomma, ci sono comunque delle eccezioni, anche se sui 3 ai 4 anni, secondo me, è il periodo ideale, la lunghezza ideale di un ciclo per poi iniziare a raccogliere i frutti. Ieri sera vi dicevo che è giusto godersi il percorso, perché sennò poi quando si arriva a una meta, a una destinazione, se non si è goduto il percorso, manca quel qualcosa. Ma sempre rimanendo con i piedi ben ancorati per terra, perché la Juventus fino adesso non ha ancora fatto niente, non ha vinto la Coppa Italia, non ha vinto il campionato, queste cose non sono accadute. Però è logico pensare che la Juventus possa cercare di mantenere questo standard. È un rendimento molto elevato, ragazzi. Quello della Juventus di quest'anno, dal punto di vista dei punti conquistati, è un rendimento molto elevato. Questa sfida all'Inter è intensa, bella, da vivere, con anche qualche sano sfottò, perché a me ieri ha divertito l'intervista di Allegri post partita in cui parlava di guardie e ladri in riferimento al cacciatore, alla lepre, dicendo che i ladri scappano e le guardie lo devono inseguire. Quella è assolutamente un'uscita programmata da parte di Allegri. Secondo me, semplicemente si stava trattenendo in attesa che qualcuno potesse effettivamente fargli quella domanda sulle lepri che aveva ovviamente tirato in ballo Marotta qualche settimana fa. Io vi dico la verità, adoro questi sfottò, sani sfottò. Infatti avevo pubblicato su Instagram il rebus con la lepre, il cacciatore, il ladro e la guardia. E un ragazzo che tifava per l'Inter, dato che ha commentato con i cuori nerazzurri, mi ha detto tu rebus, no, io rebus tu rubus, una roba del genere. Cioè, sono quelle cose, quelle uscite simpatiche che secondo me fanno anche vivere in maniera più divertente, più rilassata questa corsa. È ovvio che non deve sfociare nell'offesa, non deve sfociare nel banale, nello scontato, anche nel rude. Ma finché si tratta di queste cose qua, secondo me è qualcosa di molto bello. E quindi io vi dico la verità: se
ho ritenuto giusto sottolineare, evidenziare determinate mancanze dell'anno scorso da parte di Allegri, io quest'anno faccio fatica, perché le uniche cose che mi trattenevano un pochettino da esprimere un determinato giudizio ancora più positivo sull'allenatore erano due, e cioè osservare la Juventus dopo essere andata in svantaggio, cosa che comunque è accaduta di recente. La Juventus si è ritrovata in svantaggio e ha dovuto recuperare invece una partita e l'ha fatto bene, quindi un passo in avanti rispetto a quelli che erano un pochettino i fantasmi anche di Sassuolo, di Reggio Emilia dell'andata, e iniziare a vincere con più di un gol di scarto, perché la partita con il Sassuolo di ieri sera, signori, è una partita che la Juventus non vinceva in Serie A dalla serata nel derby di Torino, perché poi tutte le altre vittorie della Juventus erano arrivate con un solo gol di scarto in Serie A. Infatti la Juventus aveva chiuso con soltanto 29 gol segnati il girone d'andata, tantissimi punti, pochissimi gol, e quindi la Juventus doveva migliorare a quel punto di vista e deve migliorare a quel punto di vista affinché questo Juventus a solo 3-0 non diventi soltanto cherry picking e la mosca bianca, deve diventare una costante, deve diventare uno standard. Quindi da questo punto di vista la Juventus è cresciuta alla grande. E poi la Juventus, che era caduta soltanto col Sassuolo all'andata, si è presa una rivincita, una sorta di modo per spazzare via i fantasmi di Reggio Emilia nel migliore dei modi. Insomma, tutte queste cose che secondo me erano carenze della Juventus, ora le stiamo vedendo questo atteggiamento di maturità. La Juventus è proprio maturata da questo punto di vista. Rimane una squadra un po' disordinata, un po' caotica, che quando ha la palla difficilmente sa che cosa fare in maniera schematica. Però questa Juve ha anche tanti punti forti, e già giovedì ne parleremo nella puntata d'esordio di Doppio Passo alla Bobo TV alle ore 14. Abbiamo già fatto una mini riunione oggi per tirare giù dei dati che secondo me sono molto interessanti per analizzare anche quella che sarà la lotta tra Juventus e Inter, nonostante l'assenza dell'Inter dal campionato di Serie A di questa specifica giornata, perché andrà a giocare la Supercoppa, e quindi diventa anche una partita di nervi, una competizione di nervi, uno scontro a distanza tra squadre che lottano per avere lo stesso obiettivo, ma che in questo weekend dovranno invece cercare di dividersi su più fronti. E l'altro giorno, durante la conferenza stampa della vigilia di Juventus Sassuolo, vi dicevo che Allegri finalmente è tornato a comunicare da Allegri, ma da Allegri quello vero, quello che vinceva, quello del ciclo dell'Allegri 1.0, non del 2.0. Le parole che mi sono piaciute e le voglio evidenziare, sottolineare, ancora una volta ribadire anche in questo video, sono quelle in cui metteva il gruppo, i ragazzi, di fronte a tutto. Perché stiamo andando bene? Perché i ragazzi stanno lavorando bene, hanno grande merito, è merito loro, è merito del gruppo, è merito dei ragazzi. Ecco, Allegri deve mettere in primo piano questo elemento, lo ha capito. L'anno scorso ci sono state delle uscite che non mi sono piaciute, e guarda caso, proprio dopo quelle uscite il gruppo aveva risposto in determinate maniere, e c'era anche secondo me la sensazione che potessero aver giocato contro, e secondo me è pure accaduto, ma ormai questa sembra una pagina nera sorpassata, ampiamente voltata da parte della Juventus. Oggi la Juve invece sembra più un'isola felice, un posto in cui tutti i giocatori vogliono togliersi dei sassolini dalla scarpa, e anche lo stesso allenatore vuole dimostrare di essere ancora importante, ancora forte, ancora vendibile, a differenza dello stesso Mourinho, che è stato giustamente esonerato perché dopo 3 anni i risultati continuavano a non arrivare. E quindi no, non abbiamo ancora fatto niente, quindi no, non bisogna esaltarsi, ma sì, bisogna essere felici, bisogna anche essere fiduciosi, perché questa Juventus sta dimostrando di metterci il cuore, l'anima, sempre. Da questo punto di vista non c'è pericolo, la Juventus ci metterà sempre tanto impegno, se poi questo impegno si tramuterà in un trofeo, in 2 trofei, in 0 trofei, lo vedremo. Non sono Nostradamus, non posso prendere la palla di cristallo e fare una magia e vedere che cosa ci riserverà il futuro. Però sicuramente bisogna rendere omaggio a questa squadra, a questo allenatore, a tutto il gruppo, a tutti quelli che stanno lavorando in questa stagione, per dimenticare anche le scorie dell'anno passato che ci hanno escluso dalla Champions League conquistata sul campo,
E credo che questa cosa dia molto fastidio a tutti quelli che l'anno scorso hanno contribuito comunque a salvare una stagione dal punto di vista almeno della qualificazione Champions, senza poi ottenere in cambio nulla, perché c'è stata una penalizzazione che ci ha completamente esclusi. Insomma, queste sono tante riflessioni sparse, però volevo condividerle insieme a voi, perché secondo me sono argomenti giusti da trattare. Quando le cose funzionano è giusto evidenziare, è giusto metterle in primo piano ed è giusto anche cercare di creare questo ambiente sereno, perché in questo momento l'ambiente sereno c'è, ma non è che è arrivato così per grazia divina, è arrivato perché si è lavorato bene, è perché in questo momento si sta lavorando bene, sperando che possa rimanere così, perché comunque di cose da migliorare ce ne sono, non bisogna prendere questo momento e dire bene siamo arrivati, no, questo è un punto di partenza, continuiamo così, dai ragazzi.